Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo walkthrough di Hellblade Senua's Sacrifice e siamo rimasti proprio qua, eravamo appena scampati a un incendio scatenato probabilmente in onore di Surtr, un incendio, non so, non sappiamo se futuro, passato, solo nella mente di Senua, non è chiaro, però fatto sta che eravamo scampati a questo incendio e adesso dovremo andare a cercare proprio Surtr. Infatti, dove è andato a finire il fuoco? Era un trucco, un'illusione. Sì, sembrava proprio un'illusione. Surtr la sta aspettando. Lei non riesce a passare. Infatti dice che per andare a parlare, a incontrare questo Surtr, dovremo fare qualche sacrificio. Però bisogna sempre vedere cosa si intende per sacrificio. Ok, tante cose, tante voci nella nostra mente non sono tradotte con i sottotitoli, però le voci ci stanno dicendo di trovare la nostra via. Probabilmente dovremo prendere questa corda, o no? No. Lì dove eravamo... Ma qua è dove eravamo prima, o no? E no, qua sembra una... Sì, qua dove... No. Non lo so, ragazzi, se era la strada che... No, è un'altra strada, altro che... Ok. Qua c'è un'altra lapide, io non so se sono lapidi, ragazzi, io le chiamo così. Cerchiamo di capirci. Il guardiano di Muspel. Ah, un gigante di fuoco, che culo, noi dovremmo incontrarlo a breve? Creperò un milione di volte. Il nero, Surtr vuol dire il nero. E al fine del mondo lui lascerà il suo posto. Cioè, praticamente è un gigante di fuoco che brandisce un'enorme spada di fuoco. Sono contentissimo di andarlo a cercare proprio. Ok. Dobbiamo trovare la nostra strada. La nostra strada, ovviamente, è di qua. Non è un open world, ragazzi, è molto guidato. A me, devo dire, molti la criticano sta cosa, ma io tutto sommato sono contento. Quando i giochi sono troppo dispersivi, io mi scazzo. Cioè, non preferisco i giochi un po' guidati. Sono un po', come detto più volte, un giocatore vecchio stampo. I giocatori vecchio stampo, i giochi erano in due dimensioni. Non è che si poteva andare chissà dove. Di conseguenza... sarà una cosa un po' affettiva. Comunque, lasciando stare queste divagazioni, vediamo che succede qua. Ok, dobbiamo trovare di nuovo il fuoco. Vedete che c'è della cenere che svolazza qua in giro. Perché siamo... Ecco, sono contento perché le voci della nostra testa ci rassicurano, eh. Non tornerai mai indietro. La vedo del fuoco, dovremmo andare là, credo. No, qua c'è un muretto, quindi non ci possiamo andare. Dobbiamo passare larghi, probabilmente. Ah no, qua c'è un'altra lapide. Vediamo che ci dice. E Ragnarok, è quello che di cui vi parlavo l'altro giorno, che sto aspettando come un porco il giorno di uscita del film dedicato a Ragnarok in cui Thor incontrerà Hulk, ma anche questa è un'altra storia per un malato di mente che adora i film Marvel. Ok, è un continuo richiamo al mito nordico di Asgard e tutto quanto. Ora io là sopra come ci vado? Forse dovrò rompere qua in qualche modo? Posso? Non credo. No, non credo che Senua possa rompere un muro di pietra. Scavalcare qua non se ne parla perché non possiamo saltare. Però forse dobbiamo passare da qua. Esatto. Dobbiamo passare proprio da qua. E qua dovremo trovare un qualche altare, qualcosa. Non credo che sia questo il fuoco. Anche perché questi sono quei braccieri che sono... No, no, sono dei braccieri comuni che sono fuori da... Ah, ok. I Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to salt. Ok, i nordici sono proprio delle merde che bruciano le persone. Meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed. Ho cercato significato delle loro sofferenze. Come maiali senza speranza. Ok. Ho
siamo arrivati al secondo altare di Surt. E avremo qualche altra visione, probabilmente, infatti. Cazzo, cazzo, brucia tutto. Mi sa che dovremo correre. Dove dobbiamo andare? Via, 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 via. Via, 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 via. Se no qua mi sa che moriamo soffocati. Via, 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 via. Madonna, non ti incastrare, non ti inceppare. Via, 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 che qua mi sa che moriamo intossicati. Veloce, c'è pieno di gente che soffre. Muoviti. Muoviti. Merda! Ci ho picchiato in testa, mi sono cacato sotto. Vai, spaccala, spaccala. Spacca, no! Non ce l'abbiamo fatta? No, ci ha marcito ancora di più il braccio. Merda, vedi che prima avevo solo la mano marcia, ora c'è anche il braccio. Cazzo, bisogna essere più veloci. Devo essere più veloce, raga. Oh, beh. Ok. Dobbiamo essere più veloci. Cazzo, pensavo di essere stato abbastanza veloce. Più di così non corre. Via, alzati. Alzati. Alzati, Senua. Alzati, alzati, corri. Ho sbagliato strada. Non ce l'abbiamo fatta per un pelo, raga. Muoviti. Muoviti, 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 muoviti. Forse dobbiamo schivare quella trave? Si può schivare quella trave? Sì, l'abbiamo schivata, l'abbiamo schivata. Non mi dire che... Merda! Muoviti! Merda, ragazzi, è punitivo come gioco, eh? È punitivo, non è semplice. Non ti viene spiegato praticamente nulla e devi essere reattivo al massimo, perché se sbagli marcisci lentamente finché poi tutti i tuoi progressi vengono annullati e devi ricominciare da capo, ragazzi, eh? Devi ricominciare da capo se marcisci totalmente. Vedete che prima era marcia solo la mia mano. Ora fino al polso mi arriva questa schifezza che abbiamo addosso. E più muori e più questo marcio attecchisce. E finché poi ciao. Cioè, capisci che se ti succede qua, ancora uno gli gira il cazzo, però ricomincia da capo. Ti succede ben più avanti, devi ricominciare da capo. Onestamente le balle cominciano a girare in maniera molto vorticosa, eh. Ok. Ok, questa è la prossima porta, perché vedete, questa porta non possiamo farci nulla, durante le visioni diventa molto più fragile, di conseguenza noi con un'abile spallata riusciamo a buttarla giù e a proseguire, e per fare ciò dobbiamo, cioè per evocare la prossima visione, dobbiamo trovare un altro altare. Allora, lì ci sono due simboli. Ok, qua c'è una specie di villaggio. Sembrerebbe un villaggio in rovina, disabitato. Possiamo entrare nella casa, sì. Non so se sarà utile. Diamoci una rapida occhiata a vedere se c'è qualcosa di utile dentro ste case, ma non credo. Forse allora sì. Se mi fa venire fin qua, forse sì, allora. O no? Cioè, serve effettivamente a qualcosa questo passaggio o no? Dove sono finito? Ah, vedi che c'è allora qualcosa.
The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, la nave dei morti. And when the sons of Muspel leave, cioè, praticamente questi the sky had split open. Queste lapidi fanno un po' da lore del gioco, cioè ti raccontano la storia in maniera molto molto specifica di tutti questi nordici. Però noi dobbiamo trovare comunque, ma senza fare giro, allora ci potevo arrivare a quella roba lì, ho fatto giro per niente. Allora, l'unica cosa in cui si sembrerebbe poter interagire è quel portone. Dobbiamo trovare questi simboli. Ok, una specie di farfalla e una R. Ok, qua sembrerebbe che ci dovrebbe essere la farfallina. Vediamo se la troviamo. A volte è un gioco proprio di prospettiva. No. No, sembrerebbe proprio essere qua. È qua. Dove non lo so, ma è qua. Allora, qua no. Sto guardando in quale prospettiva poter guardare la porta. Ma no. No. R. No, eppure qua c'è qualcosa, perché sennò vedete che c'è il simbolo della gli alberi. Sto guardando gli alberi, ma non mi sembra. Dentro? A meno che da dentro non devo guardare fuori. No, deve essere qua. Deve essere qua. Là su in cima? No. A meno che... No. No. La qualcosa c'entra la casa, secondo me. Allora, sono... Ok, qua ci dà la R. Qua ci dà la R. E se dovessi fare il giro della casa? Vediamo, magari il giro. Allora, la R dove cazzo la trovo ora? Ecco dov'era, madonna! Madonna, non l'avrei mai trovata la R così. Ragazzi, ho girato 10 minuti per trovare sta R. Cioè, non vi mentirò. Sì, ma se quella è la R, cioè io ciao. La farfalla qua dove cacchio non la trovo mai più io. Perché vedete, sono due rami incrociati. No, qua no. È tutto questo di prospettiva. Due rami incrociati. Allora, i rami... Eccolo! Maledizione! Ci ho messo una vita, ragazzi. Ovviamente nel gameplay io lo taglierò, ma... È stata una cosa lunghissima da trovare. Non è per nulla facile.
risolvere questi maledetti enigmi. Madonna. Ragazzi, non è molto intuitivo, c'è da dire questo, non è per nulla intuitivo. Ora, col fatto che ci ho messo una vita a risolvere questo enigma, non so quanto è durato il gameplay, quindi facciamo quest'altare e poi ci salutiamo. Ecco, adesso mi sa che dovrò di nuovo correre. Ho questa brutta impressione. Guardate il nostro braccio marcio. Aia. Via, 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 corriamo. Corriamo, corriamo. Aia, le voci della nostra testa sono sempre più forti. Via, 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 che qua cade tutto. Crolla tutto. Merda, ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. Dai, Senua. Mi sa che ho sbagliato strada, raga. Mi sa che ci tiro. Ci tiro la gambina a sto giro. No, 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 no. Non cadere. Vai, corri. Corri, corri, Senua, corri. Corri, buttati giù. Vai, 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 vai. Oddio, abbiamo trapassato tutto. Abbiamo trapassato tutto. Merda! Crepa, stronzo. Merda! Madonna, se te l'ho parata al volo, stronzo. Merda, non l'ho visto questo. E muori, stronzo. Ah. Corri, 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 corri. Vai, Senua, vai, vai, vai. Oh. Ragazzi, mette una discreta ansia a combattere contro sti stronzi in una situazione così disturbante. Il mio mondo è morto. Ok, cosa di piangere? Radi il tuo mondo. Ok. Va bene ragazzi, direi che a sto punto chiudiamo qua il terzo episodio, perché probabilmente verrà leggermente più corto degli altri, ho paura, perché dovrò tagliare 2 ore di in cui ho cercato di risolvere quel maledetto enigma di quella farfallina maledetta. Però diciamo che la possiamo chiudere qua. Ditemi nei commenti come al solito se vi è piaciuto questo terzo episodio, cosa ne pensate del gioco, del gameplay. Io mi sto divertendo, a parte il fatto che secondo me questi enigmi sono poco intuitivi, nel senso che ti dà pochissimi indizi e devi andare in giro a cercarli e può risultare frustrante. Io ci ho messo davvero non pochi minuti a risolvere questo maledetto, ripeto per l'ennesima volta, enigma rispetto a quella maledetta farfallina. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao!